Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Andiamo a vedere oggi le previsioni segno per segno per la settimana dal 23 al 29 maggio. Voglio cambiare questa volta e andrò ad utilizzare la ruota dell'anno, la ruota astrologica, in riferimento soltanto a questa settimana per ogni segno, però chiaramente andiamo a fare un interattivo per punti cardine, segno per segno. Allora, iniziamo con l'Ariete. Per te, Ariete, la settimana prossima Allora, per te Ariete, nella settimana prossima, vedo qui sono andata a interrogare le tue case principali. Ti dirò, potresti avere a che fare, doverti quasi scontrare con una figura maschile di un segno di terra, o con le caratteristiche di un segno di terra, o con valori forti in segno di terra. Potresti intessere o aver già iniziato ad avere una relazione. Che sta a cavallo tra il professionale e l'amicizia con qualcuno, e qui sarà una settimana nella quale tu avrai molto, 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 molto da fare. Nell'ambito del lavoro, allora, nell'ambito della relazione, delle relazioni, qui ti posso dire che sarai molto impegnato, molto impegnata, nel fare. Qui c'è proprio carta di lavoro nell'ambito delle relazioni, quindi incontrerai persone, dovrai sentirti con delle persone, comunicazioni, però qui c'è anche da sistemare una situazione con un uomo un po' problematico. Un uomo un po' problematico potrebbe anche esserci, diciamo, una sorta di delusione per quanto riguarda il settore professionale del lavoro, dove un uomo potrebbe dare preoccupazioni, non comportarsi bene con te. Per quanto riguarda invece il Toro, bella, bella Toro per te. Allora, per te Toro, qui c'è la chiusura definitiva di un rapporto con qualcuno. Qui nella carriera, nel lavoro, c'è una situazione che va completamente a chiudersi, ma molto probabilmente ti avviso che in contemporanea della chiusura se ne va ad aprire subito un'altra. Qui c'è una chiusura netta e definitiva o di una situazione o di un rapporto che ha a che fare con il lavoro, con la carriera, con un qualcosa che non ha a che fare con i sentimenti. Va bene? Tu anche. Se hai avuto un problema, se vieni da un tipo di situazione in cui ti sei sentito abbandonato o abbandonata, qui stai tranquillo, tranquilla, perché abbiamo bellissime carte nell'ambito relazionale, il 9 di denari e il 5 di denari che mi indicano l'arrivo di un aiuto di una persona che per te sarà molto più che salvifica. Però ricordati, non siamo qui nell'ambito della storia d'amore, io qui ti sto parlando di una situazione in cui tu vai a chiudere con qualcuno. Anche da un punto di vista lavorativo, c'è una situazione che si chiude in contemporanea, che ti si apre un cosiddetto portone che è 100.000 volte meglio rispetto a quella situazione chiusa che mi risulta averti dato anche molta preoccupazione. Per quanto riguarda invece i gemelli, la settimana prossima. Allora, qui tu gemelli dovrai operare una scelta tra più situazioni, tra più persone. Posso dirti che secondo me questa scelta già non è una scelta improvvisa, già è una scelta che tu stai maturando, ci stai pensando sul da farsi, come da svincolarti da una situazione per poi incamminarti in un'altra situazione al fianco di una figura maschile che mi riesce molto positiva per te, una figura molto energica, una figura in difesa per te, in difesa, no, in difesa. Una figura dalla tua parte che sarà veramente utile per la risoluzione di questioni che però necessitano delle scelte. Qui tu farai un incontro con una persona con la quale c'è da scegliere qualcosa, anche una strategia, e un mettere chiarezza in una situazione. Quello che posso dirti nell'ambito lavorativo, nel settore lavorativo, caro Gemelli,
Non ti sarà chiara, ci potrebbe essere il silenzio da parte di una persona, una situazione che ti sembra torbida, dalla quale tu però intendi uscire, o un personaggio torbido dal quale tu ti vuoi allontanare, e quindi la scelta riguarderà anche il riorganizzare una determinata situazione dove tu devi, ma secondo me tu hai già scelto, devi forse formalizzare una scelta, non so, mettere una firma. Dare l'incarico a qualcuno, qualcosa di proprio di formale per svincolarti da una situazione, ma questa scelta tu l'hai già maturata, secondo me, molto più che dalla settimana scorsa o da minimo una decina di giorni. È una situazione che devi svincol dalla quale devi svincolarti. Scusate, ma il cancro. Eccolo qua, il cancro. Cancro per te. Vediamo che energie ci sono per la prossima settimana. Cancro, attenzione, non ti focalizzare sul bicchiere mezzo vuoto piuttosto che su quello mezzo pieno, perché qui c'è da parte tua una stanchezza, un quasi credere che mamma mia mi va sempre tutto storto. Qui tu nei rapporti interpersonali ti senti un po' perseguitato, ti senti un po' affranto, ti senti quasi che tutto è me, che le persone sono scorrette con me, che non mi trovo bene. Posso dirti, sì, c'è una situazione che devi risolvere, c'è anche una questione. Non positiva per te, in effetti, c'è un qualche situazione di tipo burocratico che tu devi sistemare o di tipo legale o di tipo contrattuale o di tipo societario, laddove ci sono delle persone volte anche a giudicare l'altro. Qui la carta della giustizia, al contrario, anche tu, come il segno precedente, hai avuto la carta degli amanti, anche tu quindi devi operare una scelta, ma qui. Cancro, a volte il cancro tende a demoralizzarsi. Sei in un'energia un pochettino bassa, un pochettino di sconforto, quindi in questa scelta che tu hai già maturato, comunque io vedo molta stanchezza. Si tratta semplicemente di una settimana, si tratta di una situazione che non è sorta adesso, ma che tu ce l'hai da un po' di tempo. Ecco, questo 5 di coppe nell'ambito delle relazioni ti invita semplicemente a non buttarti giù di morale, perché non tutte le persone ce l'hanno con te, anche se qui mi risulta che tu abbia una situazione pesantuccia da risolvere. Mantieniti forte, cancro. Per il leone. Leone, tu qua hai una chiusura. Leone, soprattutto al maschile, qui tu hai una chiusura con una donna, chiusura. Ho un forte litigio, in questa settimana tu ti allontani da qualcuno. O tu, se sei donna, sei in allontanamento, in voglia di chiusura con qualcuno. Qui le carte sono proprio chiare, regina di coppe al contrario.